La casa natale di Ringo Starr sta per essere demolita ed ecco che Grant Shapps, ministro del governo britannico, anche lui originario di Liverpool e fan dei Beatles, promette resistenza. Certo, la casetta al numero 9 di Madryn Street, nel tipico stile a schiera vittoriano, è disabitata e talmente mal ridotta che secondo il comune non vale la pena di riabilitarla e di trasformarla in museo, tanto più che il celebre batterista vi ha trascorso solo i primi 3 mesi di vita. Ma tanti cittadini di Liverpool non la pensano così e salutano l'iniziativa di Shapps. Siamo contenti perché questo è il primo spiraglio che si apre per salvare il quartiere Welsh e in particolare il numero 9 di Madryn Street, dove è nato Ringo Starr. Questi edifici hanno l'aria resistente, potrebbero essere abitati ancora per una cinquantina o anche 100 anni. La battaglia è aperta visto che sono state da poco iscritte nel patrimonio nazionale britannico le strisce pedonali di Abbey Road e sono state trasformate in musei le case di John Lennon e Paul McCartney, mentre il Cavern Club, teatro del debutto dei Beatles, è stato demolito.